Buongiorno a tutti, abbiamo installato il nostro programma, adesso non ci resta che avviarlo. Doppio clic sull'icona di GCAD e attendiamo quindi l'avvio. Si aprirà uno splash di avvio GCAD 2024 e poi entreremo direttamente in quello che è il programma. Come notiamo, la prima cosa che ci viene da notare è appunto che il nuovo menu è stato completamente aggiornato con il nuovo sistema grafico Ribbon. Però prima di vedere come è strutturato quello che è il programma, andiamo sul menu Help e andiamo ad attivare la nostra licenza di GCAD. Quindi andiamo sull'icona Attiva licenza e ci chiederà quindi prima di tutto di essere connessi a internet e poi di inserire il codice seriale che abbiamo ricevuto praticamente all'acquisto del nostro software. Adesso vado ad inserire quello che è il seriale e faccio attiva licenza. La tua licenza è stata attivata correttamente e riavvia l'applicazione, quindi il programma chiederà di essere riavviato. A questo punto andiamo doppio clic di nuovo sull'icona di GCAD e si avvierà il programma con la licenza intestata in alto a sinistra. Se vogliamo procedere alla disattivazione della licenza di GCAD, semplicemente andiamo sul menu Help, disattiva licenza e il programma ci chiederà di disattivare la nostra licenza. Questo è utile quando io devo installare il programma sulla nuova postazione, quindi devo disattivare la licenza dalla vecchia postazione o attivarla sulla nuova. Ricordo che nel momento in cui io, per esempio, ho dimenticato di disinstallare quello che è la licenza su un computer che è stato dismesso, non c'è nessun problema perché la disattivazione della licenza può essere praticamente eseguita grazie anche all'app supporto Jack, scaricabile sui sistemi iOS o Android. In questo modo io ho la piena gestione delle mie licenze accedendo dalle credenziali che vengono fornite con l'acquisto e con la licenza praticamente Jack Software.